Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing di queste bellissime action figure dei Power Players. Questi giocattoli sono prodotti dagli gnocchi pelosi Giochi Preziosi, Arex. Gnocchi... No, niente gnocchi, giochi. Gnocchi. Giochi. Gnocchi. Arex, giochi. Ah, giochi, giochi pelosi. Giochi preziosi. Giochi preziosi. Bravo. Grazie. E sono adatti a bambini dai 4 anni in su. E iniziamo da questo, guardate che bello. Ma è un orsetto bellissimo! È così cuccioloso! Sì, Arex, sembra cuccioloso, ma in realtà può essere un coraggiosissimo guerriero. E si chiama Berberian. Ha capito il gioco di parole? Berberian. Ber, che significa orso, e Berian. Berberian. Non ho capito. Vabbè, lascia stare, non può capire tu. Bene, e andiamo a liberare Berberian. Ed eccolo qui, ragazzi, guardate che spettacolo! Oh, ma hai fatto benissimo, guarda che dettagli! Vero, è davvero davvero bello! Questo sembri un po' tu in versione orso, Vastatore? Effettivamente. Poi abbiamo Serge, o Serge. Sergio! È lo zio Sergio! Ah, lo conosci? No, non lo conosco. E allora stai zitto. Dai, andiamo ad aprire lo zio Sergio! Ed eccolo qui, ragazzi, con la sua arma e il suo zainetto. Sono anche super snodabili. Possiamo metterli in tutte le posizioni che vogliamo. La sua arma penso che vada così. Ma non penso vada così, Vastatore. Io penso di sì. Ma sembra stia portando in mano la busta della spesa, dai! Oh, Arex, se sei tanto bravo, allora mettigliela tu. Vabbè, lasciamogliela così, come ti pare. E sulla schiena ci va lo zainetto. Vastatore, gliel'hai messo al contrario. Oh, Arex, mi hai già stufato! Ecco, sei contento ora? Ah no, gliel'avevi messo bene! Mi sono sbagliato! Non ti sopporto più! Ecco, contento? Sì, adesso sta bene! Oh, poi abbiamo due masco! Due maschi? No, due masco, Arex. Vabbè, se sono due dovresti dire maschi, non maschio. Che dici, due maschio? No, Arex, si chiama masco. E ho capito, si chiama masco, però sono due, quindi sono due maschi! Arex, il personaggio si chiama Masco. Ah, che cavolo di nome. Bene, andiamo a scoprirli. Sì, infatti. Magari controlli bene e scopri che non sono maschi. Perché devo avere a che fare con quello là? Ed ecco a voi i due Masco. Ma sono uguali, solo che uno è piccolo e l'altro è grande. E invece no, Arex, perché funzionano in modo diverso. Davvero? E vediamo. Insieme a quello piccolo abbiamo trovato la sua maschera. Oh, e mettila, vediamo come gli sta. Vediamo un po' come si potrebbe mettere. Allora, per mettergli la maschera, non bisogna mettergliela sul viso, ma va al posto del viso. E in che senso va al posto del viso? Nel senso che dobbiamo staccargli la testa. Cosa? Ma che dici? Già, guarda. No, io non posso guardare. Ecco fatto. Ah, che schifo. Oh, mamma mia, è peggio di un film horror. E adesso andiamo a mettergli la testa con la maschera. Facciamo così, poi così. Mamma mia, è peggio di film di orrore. Ecco fatto. Oh, così mi piace. Hai visto che figo? Vero, è bellissimo. E l'altro invece come funziona? A questo invece gli si allungano le braccia. Sa fare la focaccia. Ma che bravo, allora mettiamolo subito a cucinare. No, Arex, non ho detto che sa fare la focaccia. Ho detto che gli si allungano le braccia. Ah, e come fa ad allungarsi? Cioè, a me non sembra molto elastico. Anzi, è piuttosto duro. E invece le braccia sono elastiche, sta a vedere. Guarda qui. Ma che fa? Urla! Ma si lamenta! Ma che... Mamma mia, che inquietudine! Poi gli molliamo. Che è sternutito! Hai visto, Arex? Che bello! Cioè, tu lo allunghi e lui parla! Cioè, aspetta, rifallo! Rifacciamolo! Senti! Zitto un attimo. Ma no, dai, è fighissimo, Arex, cioè senti. Cioè, più tiri e più urla, guarda. Cioè, bellissimo, lo adoro. Poi lo molli. Ecco. Cioè,
è bellissimo. Sì, è vero, un po' inquietante, però è bello. A me piace un sacco. Poi abbiamo due bellissimi Axel. Andiamo ad aprirli. Ed eccoli qui, guardate che spettacolo. E quello piccolo è accompagnato dalla sua spada e il suo bellissimo scudo. E quello grande invece, se premiamo il pulsante, ecco, è cascato per terra. Uffa, Vastatore, sei un disastro. Ma dai, Arex, può capitare. Dicevo, se premiamo il pulsante, sentite qui. Ma ride. Vero, ma fa anche altre cose, senti. Senti, senti, senti. Hai visto? Anche gli effetti sonori. Senti, 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 senti. Ah no, così ride di nuovo. Senti? Sentito? Ha fatto sweep? Senti, senti. Wow! Ma ora abbiamo un altro Axel da aprire. Ovvero Axel con il suo motociclo. Axel con cosa? Con il suo motociclo. Con il suo monociglio. Con il suo motociclo. Ah, ok, pensavo fosse qualche parente di Frida Kahlo. Frida chi? Frida Kahlo. Ma che, non la conosci, Vastatore? È un'artista famosissima. No, non l'ho mai sentita nominare. E poi dici a me che sono ignorante. Vabbè, non stiamo qui a parlare di queste cose. Adesso stiamo facendo l'unboxing. Certo, bravo, cambia discorso. Dai, 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 andiamo ad aprire questa figata. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Oh, ma è bellissimo questo monociglio! Motociclo, Alex, motociclo! Motoschifo! Motociclo! Motociccio! Comunque sì, è davvero bellissimo! E possiamo addirittura farlo montare sul motociclo! Mamma mia, che bello! Mi piace un casino! Sì, anche a me! Adesso passiamo a Madcap! Chi? Madcap! Madcacca! Madcap, Alex! Ah, ma questo è The Mask! The Mask chi? Quello del film! Il tizio con la maschera verde! Ma che dici, Arex? Smettila! E allora è Junior di Dragon Ball, senza corpo, però. No, ti ho detto che questo è Madcap! Ah, va bene, apri questo Madcacca! Ed eccolo qui, guardate che bello! Bello, Vastatore, cioè, bello è un parolone! Vabbè, è bello nella sua bruttezza! E insieme al personaggio abbiamo trovato queste lunghe braccia meccaniche! Ah! Tipo il dottor Oscopus! Vabbè, quello di Spider-Man! Sì, tipo quello. E le braccia vanno infilate proprio qui sulla schiena. Oh, ma questo sembra un Velociraptor! Vero, ha proprio le sembianze di un dinosauro questo. E questo com'è che si chiama? Lui è Galileo! Il babbeo! Galileo, Arex! Ah, e apriscilo, dai! Ed eccolo qui, guardate che bello, guardate che bello! E insieme a lui abbiamo trovato ovviamente la sua coda, che va montata qui. Sul sedere! Sul sedere, sì, Arex, sul sedere. Non c'era bisogno di dirlo. E ho bisogno di dire le cose così come stanno, Vastatore. E poi la sua arma, che va montata qui sul braccio. E guardate un po' che succede se premiamo questo pulsante. Oh, hai colpito Masco! Hai visto? È uno sparadischi! Bello, bello, mi piace un sacco! E niente, questi giocattoli sono spettacolari, ragazzi! Vero, anche a me piacciono tantissimo! Sono fatti davvero, davvero bene! E poi avete visto, sono tutti super snodabili! E adesso ve lo faremo vedere! Che vuoi fare? Per esempio, prendiamo questa specie di dinosauro, no? Possiamo fargli fare qualsiasi cosa, guardate! Possiamo farlo stare seduto... Possiamo farlo stare in piedi! Addirittura in piedi, cioè pensa un po'. Hai visto? Poi! Possiamo fargli fare la spaccata! Sì, la famosa spaccata che fai fare a tutti i giocattoli snodabili che ci capitano. Possiamo farlo salutare con la mano. Possiamo fargli toccare la punta dei piedi. Se ci riesce. Possiamo farlo stiracchiare. Possiamo fargli assumere posizioni innaturali. Possiamo fargli fare Freddie Mercury. We are the champion. Possiamo fargli dare una ginocchiata tra i denti. Ma perché? Possiamo farlo posare come una modella Seschi? Guardate come sono favolosa! Mua. Oh cielo! Può stare a bocca chiusa, può stare a bocca aperta, possiamo farlo sculettare, possiamo farlo camminare a passo lento, possiamo farlo camminare a passo veloce e possiamo farlo addirittura correre! Possiamo farlo cantare con un microfono invisibile? Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera! Possiamo fargli controllare se hai i pantaloni sporchi? Possiamo fargli ballare la danza del ventre? Possiamo fargli fare Superman? Possiamo farlo bere da un bicchiere invisibile? Possiamo farlo stare in equilibrio sulla coda? Vabbè, con un po' di fantasia magari.
Possiamo farlo sterlutire, possiamo farlo tossire, possiamo girargli la testa al contrario, come i film di orrore, possiamo fargli dire first reaction, sciocche, possiamo farlo saltare, possiamo farlo dormire, possiamo farlo svegliare, guardate che faccia da fesso, possiamo fargli tirare un calcio in testa da solo, o in faccia, dipende quanto volete che si faccia male. Vabbè Arex, basta, abbiamo capito. Ma non ho finito, bastatore. Può fare tante cose, punto. Uffa, va bene. E niente ragazzi, a noi questi giocattoli sono piaciuti davvero tanto. Sì, infatti, anche a me. E come vedete possiamo fargli fare davvero tantissime cose. Vero, ad esempio prendiamo questo orsetto, no? Possiamo fargli fare tutto quello che vogliamo, guardate. No, 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 Arex, lascia stare, E perché? Abbiamo già visto che possono fare tante cose, non c'è bisogno che tu ci faccia vedere. Va bene. Mi raccomando, fateci sapere anche voi cosa ne pensate di questi power players. Lasciate tanti commenti su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ma che fai? Oh, no, niente, volevo vedere se riuscivo a fare il ciao a tutti più lungo di sempre. E ci sei riuscito? No. Ecco, bravo.